Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di un sito internet che si chiama odyssey.com e si tratta fondamentalmente di un'alternativa a YouTube. In questo video cercheremo di capire perché Odyssey è interessante e come ci può aiutare nella creazione dei nostri contenuti. Cominciamo col dire che cos'è Odyssey. Si tratta di una piattaforma decentralizzata ed open source, ok? Questo già ci può far capire che tipo di contenuti potremo andare a trovare all'interno di Odyssey. Infatti, il fatto che sia decentralizzata la rende poco censurabile, quindi i contenuti che vengono immessi al suo interno non sono così attaccabili dai moderatori del sito internet Odyssey. Quindi, ovviamente non troveremo cose assurde, ok? Ma possiamo trovare magari video su argomenti che su piattaforme come YouTube o altri social media mainstream non si trovano, magari quegli argomenti che sono poco politicamente corretti. In aggiunta, questo sito internet è crypto friendly in quanto è possibile guadagnare attraverso la pubblicazione dei video se i seguitori o gli utenti decidono di donare dei token al creatore stesso. Vedremo fra qualche istante come funziona questa tecnologia. Bene, come prima cosa, se vogliamo conoscere questo sito, navighiamo su odyssey.com e bisogna fare il login. Ok? Quindi prima di tutto bisognerebbe creare un account che io ho già fatto, dove mettete la vostra mail e la vostra password, vi fa fare l'autenticazione e siete al suo interno. Adesso lo faccio io, ecco qua, ce l'ha fatta, clicco su Continue to Odyssey e siamo dentro. Come potete vedere qua in alto a destra, adesso ho più informazioni, c'è il mio account e qua c'ho il wallet dove ho i token che mi sono stati depositati da donazioni e dalla piattaforma stessa perché i miei contenuti vengono anche pubblicati su Odyssey. Il token in questione è l'LBRY, ecco qua, che vabbè, non è molto famoso, però comunque si trova nella top 1000 delle criptomonete più capitalizzate. Vedremo se in futuro ci avrà un apprezzamento maggiore e scalerà la classifica. Bene, a questo punto torniamo qui. Qua abbiamo l'account dove possiamo caricare i video, possiamo vedere le statistiche del nostro canale e così via. Proprio come YouTube, non cambia nulla. Una cosa figa è che si può sincronizzare l'account di YouTube con Odyssey. Quindi, se noi andiamo a creare un video su YouTube, questo verrà automaticamente caricato anche su Odyssey dopo qualche minuto. Andiamo a vedere. Eccomi qua. Al momento ho zero followers perché questo sito alla fine della fiera non lo utilizza quasi nessuno in Italia. Sono molto pochi, spinge molto magari in America, ma in Italia deve ancora crescere. Quindi, se vogliamo ricapitolare, i vantaggi sono la possibilità di monetizzare su questo sito, la resistenza alla censura, perché qua potete pubblicare qualsiasi cosa e il video viene fondamentalmente distribuito su più server, quindi nessuno lo può realmente distruggere, perché dovrebbe andare su tutti i server e modificarli. Quindi questo è molto difficile, se non che impossibile. Quindi abbiamo il controllo totale sul nostro canale. Non c'è un'istituzione che ci possa dire che questo contenuto va bene o questo non va bene, a parte certe cose estreme, ovviamente. Però se abbiamo un'opinione, ad esempio politica o che va contro il mainstream, spesso sui social media questo va censurato, comunque non viene proposto. Mentre qui sono tutti uguali fondamentalmente. Per quanto riguarda gli svantaggi, invece, abbiamo appunto che il pubblico è ridotto, bisogna capire che cos'è un wallet, sapersi destreggiare un pochino nell'ambito delle criptomonete e infine la qualità dei video appunto è discutibile, perché siccome tutti possono dire la loro, si crea del rumore, ok? E questo va a discapito della qualità dei video stessi e dei contenuti. Bene, abbiamo quasi concluso praticamente questo mini tutorial. Dal mio punto di vista, Odyssey è uno strumento molto interessante perché offre molta più libertà rispetto a YouTube. È un peccato che poca gente lo utilizzi, però speriamo che con il passare del tempo, appunto,
sempre più persone lo conoscano e si vengano a creare dei contenuti di più alta qualità, soprattutto con l'incentivo anche dei token. Ah, non vi ho fatto vedere come fare delle donazioni ai vari canali. Ad esempio, se io vado, non so, vediamo il primo che mi viene in mente, Mental Outlaw, e seleziono un suo video, ok, prendiamo questo qua, sperando che non sia niente di assurdo. Ecco qua, si può cliccare ad esempio su support e vi verrà chiesto quanto volete donare, 1, 5, 25 token, ok? E buono. Ottimo, vi ringrazio allora per l'attenzione e spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia mostrato qualcosa di nuovo. Se volete supportare il mio canale, trovate tutte le informazioni sulla descrizione del video e se volete potete anche ovviamente seguirmi su Odyssey. Bene, alla prossima e ciao a tutti!